Buongiorno a tutti da Massimo Intervista. Abbiamo vinto contro il Napoli 3-2. Finalmente ci voleva questa prestazione, questa vittoria. Ho visto una bella Inter e sinceramente non pensavo di vincere, pensavo di pareggiare o perdere, e invece ho visto veramente una bella Inter. Siamo partiti benino, secondo me. Poi ho fatto il gol con Zielinski sul errore di Barella, che ha preso con la palla a centrocampo. Poi non so se convince anche Andanovic, non so. Comunque quella di Zielinski è una bella mina, una bella mina. E sono partito in vantaggio, ho detto cavolo, qua adesso affondiamo. Invece no, ragazzi, hanno reagito e abbiamo tolto il rigore, trasformato da Çalhanoğlu, e lo rigore direi, quel di palo. E poi là ci siamo ancora ulteriormente, come dire, galvanizzati, e abbiamo giocato bene, 2-1 con Perisic, poi nel secondo tempo il 3 con Lautaro. E io là, devo essere onesto, ho visto veramente un Inter, a mio parere chiaramente, non voglio dire dominare, però padrone del campo, cioè si è vista quella superiorità nostra nei confronti del Napoli. Poi il 3-2 di Mertens ha acceso il Napoli, perché ha fatto un nuovo gol. E poi il Napoli ci ha provato, ragazzi, noi abbiamo sofferto, però queste partite ci sta che soffri, ci sta. Complice anche i cambi, è dovuto chiaramente dar fiato a Correa, Lautaro, Barella, perché mercoledì c'è lo shutter, non dimentichiamocelo. L'ingresso di Vidal ho visto anche bene Satriano, però Gagliardini, a partire da un'altra categoria, non so, vado allora, sembra un Bradi poi in mezzo a campo, corre, prende, va, ma vado allora, sembra un Bradi. Quindi ci sta a soffrire contro il Napoli. Poi ricordiamo che il Napoli nelle prime 12 partite ha subito solamente 4 gol, e ieri in una sola partita 3 da noi. Quindi questo farvi capire che squadra abbiamo incontrato, perché noi siamo una squadra ancora in fase di costruzione, questo va detto. Abbiamo perso due pedini importanti come Lukaku e Hakimi, un allenatore nuovo che deve trovare ancora, secondo me, la quadra. Però ci sta, adesso siamo a meno 4 alla Veta, meno 4 alla Milan dal Napoli, e siamo lì, dai, questa è la nostra dimensione attualmente. Vediamo come va adesso, vediamo di avere vicino alla Veta a gennaio e poi vedere col mercato cosa succede, magari qualche... Ci vuole un rinforzo per ogni reparto, ci vuole un difensore, anche se ieri ha fatto bene Ranocchia nonostante l'assenza di De Vrij. Ci verrebbe uno in mezzo al campo, e quando esce Barella, Brozo, uno che abbiamo poi più di buoni, perché non ne abbiamo, l'unico è Sensi, ma a quanto pare non è affidabile. E poi una punta di peso ci vuole, perché quando manca Zeko ci vuole uno di davanti pesante che sfondi un attimo, diciamo, il classico 100 avanti di sfondamento. Detto questo, si è messi bene. Mercoledì lo shutter, altra partita importante, vediamo di portarla a casa, e niente, ragazzi, cosa vi devo dire, va bene così, meno 4 e avanti tutta. Forza Inter, ciao a tutti dalla Massima Intervista, I love you.